bello, molto molto partecipato. Poi dopo cena qui, insomma, non pensavo veramente che a Savona ci potesse essere una tale affluenza. Vuol dire che il tema dell'occupazione femminile, del ruolo della donna nella società e anche della violenza sulla donna è un tema sentito. Ed era stato bello anche vedere tanti uomini che hanno partecipato, perché è proprio così, il tema deve essere affrontato da uomini e donne insieme, perché se c'è una piaga sociale che le donne subiscono è perché gli uomini la mettono in atto, quindi non si può escludere dal dibattito gli uomini, sarebbe un errore clamoroso. Questa è una tappa del mio cosiddetto viaggio per l'Italia, questo tour che faccio per raccogliere le istanze delle donne, le loro richieste, i loro bisogni. E molto di questo giro mi è servito per fare una proposta di legge sull'occupazione e l'imprenditoria femminile, perché volevo che quella legge fosse la risultanza di uno sforzo collegiale, no? Che veniva proprio dalle donne che ogni giorno vivono questi problemi sulla loro pelle. E quindi, ecco, ringrazio molto l'UDI che l'ha voluto organizzare e tutte le associazioni che hanno preso parte all'iniziativa, e spero che questo tema venga affrontato con serietà e anche con i mezzi necessari per affrontarlo, perché a volte diciamo che è lasciato un po' lo spontaneismo. E che cosa si aspetta poi da domani? Domani c'è un'udienza qui a Savona, un'udienza di un processo che vede il sindaco leghista Camiciottoli imputato per avermi offeso pesantemente, un tweet che ha fatto in cui si diceva che appunto gli stupratori dovevano venire a casa mia per farmi tornare il sorriso. Ora, un sindaco che arriva a dire questa affermazione aberrante, secondo me ne deve rispondere. Perché non si può pensare che ognuno apra bocca e dica ciò che vuole offendendo e umiliando altre persone. Io lo faccio per me, certo, per la mia dignità, lo faccio per mia figlia, ma lo faccio per tutte le figlie di questo paese che hanno il diritto di vivere in un ambiente sano dove sono rispettate. Quindi non si può ignorare il problema e non si può sempre andare oltre e abbozzare. E quindi io sono qui con l'intenzione di affermare i miei diritti e porterò avanti questa battaglia. E il messaggio che vuole trasmettere maggiormente a tutte le donne? Il messaggio che voglio trasmettere è che non si può convivere con la violenza. Lo dico alle donne, lo dico alle ragazze, quelle che anche sono oggetto di bullismo, quelle che vengono prese di mira sulla rete. Non abbozzate, cercate di reagire, denunciate. Rivolgetevi alla polizia postale, perché non si può accettare come un fatto normale quello che non è normale. Non è normale venire insultate, trattate come se foste, ecco, esseri umani di serie B. Quindi io penso che ci debba essere più consapevolezza. Dico anche che oggi purtroppo ci sono delle pratiche molto odiose nella rete, come quella del revenge porn, che è appunto l'intimità violata, cioè quando una coppia si lascia, il ragazzo quasi sempre prende foto intime e le mette sulla rete, dando anche le generalità della ragazza. Ecco, è una cosa veramente infame, una cosa ignobile, purtroppo viene fatta, e io dico appunto alle ragazze di non soccombere rispetto a questo, non accettare i ricatti e di denunciare. Anche in questo caso sto lavorando una proposta di legge insieme agli esperti, insieme ad altre persone che hanno subito questa violenza di revenge porn, e spero che questa legge possa essere votata da tutte le forze politiche, perché va a vantaggio di tanti che soffrono di questa condizione, specialmente le ragazze.